sono venuta in montagna con una mini e adesso è arrivato il momento di tornare a casa. Questa volta però con una macchina diversa, torno a casa con Hyundai Ioniq 6. Eh sì, quindi è proprio vero, altro giro, altra macchina. Il viaggio fatto in andata, come dicevo, l'avevo fatto con una Mini Cooper SE, che è una macchina prettamente da città, con una batteria piccola, che permette di fare fino a 150 km in autostrada, 200 in città. Ma con questa Ioniq 6 ho invece a disposizione una batteria da 77 kWh, che sono davvero tanti e che sulla carta permettono a questa macchina di fare 600 km in ciclo misto WLTP. Io devo fare un botto di autostrada, un botto, cioè in realtà sono 230 km, tra l'altro ho anche la discesa. Quindi se con la Mini Cooper S e volete vedere il video, ve lo lascio da qualche parte, avete visto che ho fatto due soste per caricare in modo da essere certa di arrivare alla mia destinazione e poter guidare senza andare a 80 all'ora, ma andare a un'andatura allegra. E con questa, in teoria, io non dovrei mai ricaricare per andare a casa, quindi un viaggio lungo è assolutamente fattibile. Ora però guardiamolo un po' più da vicino. Innanzitutto mi piacciono tantissimo queste linee classiche che offre una morbidezza, guardate qua che morbidezza, bellissima. Che ha un CX di soli 0,21, quindi aerodinamicità a palla. La classicità e la morbidezza di questa macchina però finiscono quando iniziano i pixel, che sono praticamente ovunque. Mi piace poi tantissimo questa soluzione con doppio spoiler. Posteriore c'è questa fascia di pixel rossi che, giusto per la cronaca, flickerano un pochettino e si illuminano comunque tutti, non metà e metà, giusto per essere chiari, eh? Pixel sullo spoiler, che è trasparente, pixel sul tasto per aprire il bagagliaio, altri pixel sul tappo per la ricarica, ma anche dentro, pixel sugli specchietti laterali, pixel su tutti i gruppi ottici e pixel ovviamente dentro le varie aree portaoggetti, qua sotto, ma anche sul poggiapiede. Fatemi vedere se ce ne sono anche qui dietro. Ah, qui ce li ha anche il battitacco. Come dite, volete vedere com'è dentro? Vi accontento subito. Dentro la classica elettrica con spazi enormi. Il volante è caratterizzato da rotondità sulle parti centrali, ha solo due razze in modo da avere questa parte un po' più libera. I tasti sono tutti al posto giusto. Mi fa strano questa forma perché non sono assolutamente abituata e non c'è la scritta Hyundai, ci sono solo i 4 pixel. Anche il lato è molto particolare, mi aspettavo di avere, che ne so, una maniglia per tirare, in realtà è tutto un'unica manigliona che diventa anche un portaoggetti. Posso, volendo, metterci il telefono che arriverà fino a qua senza mai andare via, posso metterci qualche tessera, posso metterci qualcosa che mi serve da prendere immediatamente. Queste alettine sono fatte così e sono un po' strane, ma perché di solito chi sceglie i specchietti retrovisori digitali, che non mi fanno impazzire perché cozzano un pochettino con lo stile generale della vettura, di solito hanno degli schermi posizionati proprio qui. In teoria sono un po' più alti, un po' più grandi, in modo da avere lo schermo qua, che è la proiezione dello specchio. No, mi era sfuggito sti pixel! Tornando a noi, c'è spazio da vendere, vedete qua, potete metterci un po' quello che vi pare e archiviare le vostre cose. Dentro abbiamo un altro portaoggetti, dei tasti per aprire e chiudere i finestrini, perché come avete visto qua non c'è nulla. Tutto il resto degli interni invece richiama quella morbidezza che troviamo all'esterno. E per i passeggeri posteriori? Andiamo subito! Voilà! La forma molto cupettosa un po' mi preoccupa perché io sono una nana e ho praticamente qua 2 cm di spazio. Nana vuol dire 1,65 m, non è che sono proprio bassa bassa. Se di fronte si ha un guidatore basso basso come me, lo spazio per le ginocchia è davvero tantissimo. Parecchio agio anche per il passeggero che sta seduto nel centro, che di solito è quello più sfigato di tutti perché ha una posizione parecchio scomoda. Invece qui il sedile sul centrale è molto morbido, quindi anche un terzo ci può stare. Morbido anche qui, nonostante ci sia il classico poggia gomiti. L'unica cosa è che al centro si riduce ulteriormente lo spazio per la testa, quindi quello che sta dietro un pochettino si deve infossare così per starci tranquillamente. Visto lo spazio, mi siedo qua dietro. Scusate, c'ho un po' di roba, ma
noi ai viaggi lunghi. Qua c'è la presa casalinga, così se volete potete attaccare tutto quello che vi pare: PC, frigoriferi, PlayStation, arrotini e tutto quello che vi pare. Dai, basta, sto parlando da sola da 800 anni. Saliamo a bordo e poi vi racconto tutto il resto. Programmiamo anche il viaggio intanto. Aia. In questo momento col 98% mi dice 497 km. Tra l'altro sono molto mutevoli, perché se io cambio modalità di guida e metto su normal fanno 483, in sport 468 e in eco 497. Ma c'è un ma! Se abbasso e alzo l'aria, cambia di nuovo. Aria al massimo 20 km in meno, aria al minimo un po' di chilometri in più. Come lo dice anche qua, se spegnete l'aria 516. Se stai fresco, sono in montagna con 22 gradi, fa caldo uguale. Non oso immaginare a Milano. Google Maps, perché sono una bestia. Allora, 230 km per arrivare a casa. Ne ho praticamente 500. Vediamo. Già che ci sono messo il navigatore anche sulla vettura, ho visto 230 km, super giù è lo stesso. Speravo mi dicesse arriverai con tot batteria e invece no. Mi dice che per adesso ne ho 98% e l'autonomia è quella di prima. A sto punto tengo Google, che mi sta più simpatico. Visto che devo fare tutto il percorso in discesa, ho deciso che il recupero dell'energia lo metto massimo. Ho i paddle al volante che mi servono per definire quanta energia voglio recuperare. E visto che siamo in discesa posso recuperare un botto di energia, metto i pedal, che tradotto significa recupero massimo dell'energia. Non vi garantisco, ma probabilmente secondo le mie previsioni scendendo continueremo a rimanere con una batteria molto alta. Si è capito cosa ho detto? Ma sì, dai. Prima che arrivi il diluvio universale io vado. Ciao, addio. Va bene, partita con 495 km. Faremo una pausa, ovviamente, un po' più avanti, quando ho finito tutta la mia discesione dalla montagna, e vediamo come va. Intanto sono partita in eco e l'eco ha uno sterzo davvero molto morbido. Questo è un assetto molto cittadino, c'è della morbidezza, ma mi piace molto il fatto che finalmente non sia un SUV, ma che abbia comunque una seduta molto bassa, molto confortevole. Mi piace. Una cosa che sto notando dopo un po' di guida, ormai sono quasi una ventina di chilometri, è che l'i-pedal, quindi il massimo del recupero dell'energia, non è molto brusco. Di solito quando si ha il recupero dell'energia al top, la macchina tende a fare questa cosa qui ed essere molto fastidiosa se non si sa esattamente come gestire l'acceleratore. Riassumendo, va molto bene, nel senso che è molto graduale, piacevole, bene così. Raga, mi è appena venuta fuori una notifica che dice frenata rigenerativa disattivata perché ha ricaricato la batteria del 100%. Ho percorso 24 km scendendo dalla montagna, ero al 98%, adesso sono arrivata al 100, quindi i chilometri sono aumentati. In discesa infatti ho principalmente frenato, accelerato pochissimo, quindi ho recuperato energia, non ho consumato niente in discesa. Fa molto ridere questa cosa, consumi 0 kWh per 100 km. E dato che la batteria non può andare oltre il 100%, si è disattivata la frenata rigenerativa. Proseguiamo. Ok, mi sono appena fermata dopo un centinaio di chilometri esatti perché ho visto che c'era un outlet della Saleva e mi sono fermata. Sono partita con circa 500 km, ho percorso 100 km e me ne rimangono ancora 412 con ben 84% di batteria. Consumo medio 11 kW per 100 km. Ora però vado a vedere che cosa può offrirmi questo outlet della Saleva, che tanto le cose da montagna servono sempre. Alla fine mi sono presa dei pantaloncini da running, che tanto li uso in balestra. Ho appena imboccato la Brebemi, perché sulla 4 c'era veramente un bordello incredibile. Parliamo un pochettino di guida. L'ho messa prima in sport, appena la mettete in sport vi dà questo boost e se accelerate, ragazzi, prende davvero davvero il volo. Abbiamo 325 cavalli e uno 0-100 di 5.1 secondi, quindi comunque una macchina che può dare delle soddisfazioni, anche se è una macchina elettrica, bella pesante, comunque ha sempre quell'assetto molto basso tipico delle macchine elettriche. Mi è piaciuto abbastanza anche lo sterzo,
in normal e in sport si irrigidisce parecchio. L'ho sempre guidata praticamente sempre in eco, perché tanto avevo il traffico da una parte, la discesa dalla montagna dall'altra. Devo dire che si trasforma una volta che la metterete in sport. In linea generale l'ho trovata molto comoda, mi sta piacendo la posizione di guida, bella davvero. L'unica cosa è che il volante, per la mia posizione un po' nana, copre un po' di informazioni, per cui devo fare un po' così, abbassarmi a vedere a quanto sto andando, però insomma il volante mi tagliuzza delle info che possono essermi importanti. Indando il sole sta calando e io tra un'oretta sono a casa e ho anche fame, quindi credo che fermerò a mangiare da qualche parte. Ovviamente avevo detto pausa panino, ma io il panino non ve l'ho fatto vedere perché me lo sono scofanato così. Mancano 35 km per andare a casa e ho ancora un sacco di chilometri. Guardiamo. Ho corso un pochettino, infatti siamo saliti a 15 kWh per 100 km. Ho il 59% e ancora quasi 300 km. Va, dove vi porto? In autostrada con un cielo bellissimo. Adesso che sto iniziando a guidare un bel po' di auto elettriche, mi sto accorgendo di una cosa, che quando tu ti concentri sull'efficienza, è come giocare a un videogioco, no? Sei concentrato sull'efficienza e sei lì che dici, ok, non devo accelerare troppo, devo cercare di, eccetera, eccetera. La cosa di cui mi sono resa conto è che, arrivato a un certo punto del viaggio, la stanchezza fa sì che uno a un certo punto dell'autonomia dice, ma a me che me frega? Io schiaccio lo stesso e faccio i miei 130, piuttosto mi fermo a caricare una volta in più, perché mantenere sempre quell'alto grado di attenzione ai consumi, a quanto sto andando, a quanto sto consumando, stanca. So che arrivo a casa senza problemi perché mi mancano 30 km per arrivare a casa e ne ho 275 di autonomia, ma che me frega, schiaccio, via, tac. Oh, finalmente sono arrivata a destinazione. Come dite, non è casa mia? Lo so, sono a Linate. Ho fatto 242 km, che sono gli stessi che avrei fatto praticamente per arrivare a casa mia, e ho ancora il 50% di batteria. Ovviamente i chilometri che vedete sono quelli che indica se dovessi fare tutto un viaggio in autostrada, ma in realtà poi la userò qui in città. Io direi che questo video è terminato qui. IONIQ 6, gran prodotto, non so chi se la possa permettere effettivamente, perché è il modello con batteria da 77 kWh che ho provato io, che è la versione con più autonomia tra tutte, costa tipo 62.000 euro, mentre il modello base con batteria da 55 kWh, che fa più o meno 4,50 di chilometri, ne costa una base di 42.000 euro. Detto questo, molto carina, molto simpatica. Io però adesso vado a casa mia e ci vediamo in un prossimo video. Ciao.